a questo punto naturalmente dovrà essere telegrafico. Io vorrei dire due parole intanto su dove si colloca questa legge di stabilità 2016. Si colloca in un contesto assai particolare, di gravissima crisi, stato già abbondantemente sottolineata, un paese in gravissimo ritardo sulle infrastrutture materiali, materiali, sulle politiche energetiche, sulle politiche industriali, imprese con, cioè, un territorio con scarsissima attrattività industriale e quindi meccanismo industriale, imprese piccolissime, molto, molto frammentate sul territorio, pochissimi investimenti in livello di sviluppo, pressione fiscale, è stato detto qualche minuto fa, pesante, crescente, sui cittadini e sulle imprese. Questi sono i dati. E quindi lo sforzo grande che viene fatto è quello di provare a mettere in piedi delle risposte a una serie di emergenze. Si chiamano anche prima l'emergenza, ad esempio, edilizia, dell'edilizia pubblica, l'edilizia scolastica. E lì pure la legge di stabilità dà un segnale, certo è un segnale, sono ancora dei piccoli segnali, perché occorrerebbero risorse veramente assai ingenti. L'edilizia sanitaria, ad esempio, vediamo che è in una situazione davvero drammatica. Una questione importante che resta ancora tutta da risolvere, la questione degli esodati, cioè di coloro che sono usciti dal circuito produttivo e purtroppo a causa dell'ultima riforma del sistema previdenziario non hanno agganciato la pensione. Si è fatto uno sforzo anche qui con la settima salvaguardia. E quindi uno sforzo di avvicinamento per affrontare temi che erano stati chiusi nel cassetto per troppi anni, se non addirittura per troppi decenni. Però io voglio fare due considerazioni sugli aspetti che più mi riguardano come rappresentante sindacale. In particolare sull'incentivo all'assunzione, l'incentivo dello scorso anno, 2015, è stato fortissimo perché c'è stata una detassazione forte, fino a 8.000 euro all'anno, quindi per 3 anni, e quindi ha dato impulso a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e questo è un dato molto importante in un contesto in cui il tempo parziale, il voucher la facevano un po' da padrone. Ora però c'è stato un caso su questo aspetto con la detassazione, che con lo sgravio che è sceso da 100% al 40%, però era comprensibile ed era anche fisiologico. C'è stato un calo, confrontando il primo trimestre 2015 con il primo trimestre 2016, del 12,5%, con un preoccupante incremento dei voucher, l'incremento del 45%. E quindi dico preoccupante perché diventa quello non solo lavoro precario, diventa lavoro occasionale, precario, e maschera invece un rapporto talvolta anche continuativo. Quindi si stanno facendo, il governo sta pensando già delle forme per arginare questo fenomeno. Un altro punto, e poi mi taccio, è quello che riguarda la detassazione sui premi di produttività e la valorizzazione del welfare aziendale. E questo punto mi interessa moltissimo, perché si apre un capitolo nuovo nei rapporti sindacali, nella negoziazione sindacale, nella contrattazione sindacale. Nel senso che resta al centro il contratto collettivo nazionale di lavoro come contratto quadro, però prende forma e prende consistenza anche economica la contrattazione secondo il territorio e o aziendale. E tutto ciò con cosa fa? Mette insieme la professionalità, l'impegno, la capacità gestionale organizzativa dei lavoratori con l'incremento della produttività aziendale e la ripartizione dei premi di produttività, utilizzando anche dei voucher, utilizzando anche beni e servizi, non solo un apporto di tipo monetario. E lo ritengo importante questo aspetto dal punto di vista che c'è molto caro nel CISL, e cioè
cioè della partecipazione dei lavoratori all'interno dei progetti di sviluppo, delle riforme organizzative dell'impresa, dell'incremento della produttività, del miglioramento di prodotto e di processo. Cioè il lavoratore e il sindacato non vengono chiamati come quando si chiama la Croce Rossa per raccogliere morti e feriti e quindi per firmare casse di integrazione pubblica, ma il sindacato e il lavoratore vengono chiamati per dare un contributo fattivo nelle fasi in cui l'azienda deve migliorare l'organizzazione, migliorare la produttività e agganciare e superare il competitor a livello internazionale. Per fare questo ci vuole una grande unità tra mondo del lavoro, lavoratori che vivono nell'impresa, grande soggettualità possiamo dire, e impresa. Finché questi due mondi restano separati, è chiaro che i grandi obiettivi che noi abbiamo di fronte sarà difficile raggiungere. E secondo me questa legge di stabilità dà un segnale molto chiaro in questo senso, che noi naturalmente abbiamo apprezzato parecchio. Per quanto riguarda invece il finanziamento degli ammortizzatori sociali, la disoccupazione per le collaborazioni occasionali, lì abbiamo visto che purtroppo le risorse sono poche, ma si doveva appunto affrontare una serie di temi così complessi, così articolati, delle emergenze così gravi, per cui le risorse erano frutto del, come dire, nel raschiare il fondo del barile, per cui noi troviamo in questa manovra dei segnali tuttavia importanti, importanti sul piano dell'innovazione, sul piano dello sviluppo, sul piano delle riforme, cioè un paese impantanato che inizia a dare dei segnali di vita, inizia a dare dei segnali di impresa, e questo per noi è assai positivo. Grazie. Grazie a Umberto Coccia, e adesso passiamo la parola al nostro ospite Guisiani Antonio, deputato del PD e membro della Commissione Bilancio e Programmazione. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio innanzitutto voi per la partecipazione e l'attenzione con cui state seguendo questo dibattito, e ringrazio naturalmente per un ringraziamento non formale, quindi Pescara, Moreno, i miei colleghi Gianluca, Vittoria, Gianni è andato via, presidente della regione, sindaco della città, tutti gli interlocutori che hanno animato il dibattito di oggi. Io ho accettato volentieri l'invito di Gianluca, innanzitutto per un motivo, perché io ho delle radici in questa regione, sono nato a Bergamo, ho vissuto sempre a Bergamo per i 47 anni della mia vita, però mia madre è di Sulmona, i miei cugini sono di Chieti, ho fatto le vacanze per tanti anni a Sinti Marina e i miei hanno una casa a Monte Silvano. E quando uscirò da questa assemblea telefonerò a mia madre e le dirò che può fare tranquillamente il bagno nelle prossime vacanze estive, come ha sempre fatto per decenni nella sua vita. Questo è il legame che noi, l'affetto che noi abbiamo nei confronti di questa regione. Io mi prenderò il minor tempo possibile per dirvi tre cose. La prima, tentare di raccontarvi come siamo messi nella situazione che abbiamo di fronte. La seconda, che cosa abbiamo fatto, come è stato già detto, aggiungerò un mio contributo. E la terza, che cosa vogliamo fare per il futuro, perché dobbiamo iniziare a ragionare sulle scelte che dobbiamo assumere per il 2017. Ma vediamo la situazione che abbiamo di fronte a noi. È una situazione di incertezza, che è una parola che abbiamo sentito spesso in questi anni e che purtroppo continuerà ad accompagnarci per lungo tempo. È una situazione di incertezza perché sta rallentando la Cina. Anni fa poteva non interessarci questa cosa, ma da due anni la Cina è l'economia più grande del mondo. Se rallenta la Cina, rallentano anche le esportazioni che partono dai nostri territori. Il Brasile e la Russia sono in recessione, il petrolio ha l'andamento ballerino che sapete, e ci sono crisi geopolitiche che non possono non preoccuparci. La Siria è lontana, ma dalla Siria sono scappati 6 milioni di persone e molti continuano ad arrivare anche alle nostre coste. Il terrorismo purtroppo potrebbe avere causato anche
dell'incidente aereo di cui abbiamo purtroppo letto e sentito in queste ore. Noi ci confrontiamo con questi fenomeni, con una situazione di grande incertezza, e l'Europa, che è uno dei motori della civiltà mondiale, è purtroppo il centro di gran parte di questa incertezza. La zona euro è uscita dalla recessione, anche l'Italia è uscita dalla recessione, abbiamo il segno più finalmente dopo anni di segno meno, ma è una ripresa ancora modesta per riassorbire la disoccupazione, la povertà, che sono l'eredità peggiore della crisi di questi anni. C'è la ripresa, c'è il segno più, e invece c'è il segno meno nell'indicatore dei prezzi. L'inflazione è negativa, potrebbe sembrare una buona notizia: quando vado a fare la spesa il pane costa meno di quanto lo compravo ieri o l'altro ieri. In realtà per l'economia questa è una cattiva notizia, perché se l'aspettativa è che i prezzi diminuiscono nel futuro, io il pane aspetterò a comprarlo, la lavatrice piuttosto che l'automobile. Le imprese aspetteranno un attimo prima di decidere di investire, perché non avranno la certezza di avere un ritorno che si aspettano dai loro investimenti. E quindi la deflazione, la diminuzione dei prezzi è un problema che la Banca Centrale Europea sta tentando di affrontare con scelte coraggiose, ma che non abbiamo completamente risolto. E anche i nodi politici dell'Europa contribuiscono a questa incertezza. Guardate, noi ci avviamo nel prossimo mese ad affrontare appuntamenti decisivi per il futuro dell'Europa, ma veramente. Il 22 maggio, domenica, si vota in Austria. Al primo turno delle elezioni il candidato dell'estrema destra, neofascista, ha preso il 36% e rischia di diventare il prossimo presidente di un paese che sta ai nostri confini e che ha tentato, il governo socialista peraltro, di erigere un muro al Brennero, portandoci indietro di 50 anni. Il 23 giugno la Gran Bretagna decide se lasciare l'Unione Europea o rimanere. E stiamo parlando della Gran Bretagna, non del Lussemburgo. E se la Gran Bretagna va via dall'Europa, l'Europa cambia molto e veramente rischia la disgregazione. Il 26 giugno, infine, si vota in Spagna. La Spagna non ha un governo da 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi. E in Spagna, nella regione più ricca e avanzata della Catalogna, hanno vinto gli indipendentisti, cioè forze che vogliono staccare la Catalogna dalla Spagna. Questa è l'Europa, con i rischi e le incertezze politiche che abbiamo di fronte a noi. E anche la Germania, che è un paese che noi riteniamo stabile, forte, motore del nostro continente, sta cambiando politicamente. Guardate, anche la Merkel non sta simpatica, penso, a quasi nessuno in questa stanza, si sta fortemente indebolendo. Il suo partito valeva il 40% 6 mesi fa, oggi è sceso al 30%. I socialdemocratici, che sono alleati con la Merkel, sono poco più del 20%. L'estrema destra è salita in pochi mesi dal 7 al 15% dei sondaggi. Cioè la debolezza della Merkel, qualcuno potrebbe dire vabbè, chi se ne importa, è una cattiva notizia che si aggiunge agli elementi di incertezza del nostro continente. L'Italia, il nostro paese, che noi spesso con una certa tendenza all'autoflagellazione consideriamo la pecora nera del continente, in realtà è una delle realtà messe meno peggio in questo quadro complessivo, perché è un paese che ha un governo stabile in un'Europa devastata dai comunismi. Noi abbiamo un governo che è in carica dal febbraio 2014, che sta facendo una mole di riforme impressionante, come mi ha ricordato prima. Ha avuto una crisi terribile che abbiamo sperimentato in ognuno dei nostri territori, ma da questa crisi l'Italia sta faticosamente iniziando a uscire. Nel 2015 si è chiuso con una crescita del prodotto interno lordo dello 0,8, nel 2016 faremo qualcosa in più. Non ci possiamo accontentare naturalmente dello 0,1, perché abbiamo poco meno di 3 milioni di disoccupati. Anche qui la disoccupazione era di 6% nel 2007 in Abruzzo, ed è poco meno del 13% tuttora, e noi queste persone che sono senza lavoro, un lavoro glielo dobbiamo dare, a partire dai giovani che hanno il diritto di trovare occupazione, di pensare al futuro, di mettere casa e famiglia, perché un'intera generazione rischia di perderlo per sempre questo diritto. È un paese però che si è avviato ad una ripresa, e c'è una ripresa che si vede anche nei numeri sull'occupazione. Adesso possiamo discutere a lungo sui dati INPS, Ministero del Lavoro, Istat, per l'amor di Dio. Però i numeri nel loro insieme ci dicono una cosa precisa, che oggi in Italia lavorano più persone di quante lavoravano un anno fa,
l'Istat dice oltre 260.000 posti di lavoro in più, e tutti questi posti di lavoro sono posti di lavoro stabili, cioè l'occupazione cresce bene e cresce l'occupazione a tempo indeterminato. Poi è chiaro che lì dentro c'è molto dell'incentivo che abbiamo deciso con la legge di stabilità dell'anno scorso, che abbiamo ridotto nel 2016, bisognerà fare un ragionamento sul futuro, però per la prima volta da tantissimi anni non solo torna a crescere l'occupazione, ma cresce l'occupazione di qualità, lavoro a tempo indeterminato, non i posti precari, le finte partite IVA, le collaborazioni, le tante forme mascherate più o meno mascherate di sfruttamento del lavoro che si sono diffuse nel nostro paese per tanti anni. Quindi è una situazione di incertezza in cui ci sono tante ombre, tanti elementi di preoccupazione, ma ci sono anche delle luci, finalmente, in fondo al tunnel che abbiamo imboccato nel 2007. Ci sono dei motivi di speranza e delle potenzialità su cui possiamo fare leva, perché l'Italia, nonostante la devastazione degli anni crisi, è il secondo paese manifatturiero d'Europa. Per fortuna continuiamo ad avere 5 milioni di imprenditori che si rimboccano le maniche, 17 milioni di lavoratori dipendenti che vanno tutte le mattine a dare il loro contributo alla crescita della nostra economia. Noi abbiamo una bilancia commerciale in avanzo ormai da parecchi anni, cioè vuol dire che l'Italia esporta di più di quanto importa dall'estero, e questo credo che sia un segno forte della competitività del nostro sistema produttivo, al di là di tante analisi che facciamo, e anche la bilancia commerciale abruzzese è largamente in attivo, voi esportate il doppio di quello che importate, e da questo punto di vista siete molto diversi e molto più forti di altre realtà che fanno più fatica nel nostro paese. Ecco, noi dobbiamo ripartire da queste potenzialità, da queste luci che iniziano a intravedersi, per rafforzare questo percorso, per iniziare a fare correre un paese che ha iniziato a camminare, ha ripreso a camminare nel 2015. Da quando si è insediato il governo Renzi ha scelto una strategia molto, molto definita di politica economica, che sintetizza in 4 punti. Il primo punto si chiama riforme, partendo dalla consapevolezza che l'Italia non poteva continuare a trascinarsi i ritardi, le arretratezze che per decenni hanno segnato questo paese. E noi abbiamo messo in moto una mole di riforme veramente importanti. Jobs Act, riforma della giustizia civile, della pubblica amministrazione, il codice degli appalti, la riforma della scuola, la legge elettorale, la riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, che tornerà a dare sicurezza ai risparmiatori italiani, le unioni civili, e la riforma costituzionale che a ottobre gli italiani saranno chiamati a confermare. Guardate, quello sarà un appuntamento veramente cruciale per il paese, e la credibilità della voglia di questo paese di voltare pagina credo che si misurerà anche da quell'appuntamento, da quello snodo fondamentale di questo processo di riforme avviato all'inizio del 2014. Quindi le riforme innanzitutto, quindi un'Italia che in Europa può andare a testa alta perché ha iniziato a cambiare se stessa, un percorso di risanamento dei conti pubblici più graduale rispetto alle regole iper-restrittive che l'Europa si è data tra il 2010 e il 2011. Guardate, noi non stiamo sbracando sui conti pubblici come hanno fatto altri paesi in Europa. La Spagna ha fatto il 5,1% del deficit PIL, la Gran Bretagna il 4,4%, la Francia il 3,5%. Noi, che pure abbiamo fatto una politica più espansiva di quanto ci dicevano le regole europee, noi abbiamo fatto il 2,7%, cioè noi oggi come deficit pubblico siamo ad un livello inferiore ai grandi paesi europei, fatta eccezione della Germania, e quel percorso noi lo stiamo proseguendo. Abbiamo fatto il 2,6 l'anno scorso, faremo il 2,3 quest'anno, scenderemo al 2,8 nel 2017, ci stiamo avvicinando all'obiettivo del pareggio di bilancio in modo più graduale, un po' più lento, tenendo conto che questa ripresa noi non la possiamo soffocare, ma anzi la dobbiamo alimentare. Questa fiammella di ripresa che si è accesa nel 2015, noi la dobbiamo fare crescere. Quindi risanamento sì, ma compatibile con la necessità di rafforzare la crescita del nostro paese. Terzo punto, riduzione della pressione fiscale, meno tasse, che per anni il centrodestra ha raccontato con le chiacchiere da questo paese, e noi abbiamo iniziato a fare.
Nel 2015, con la legge di stabilità del 2015, abbiamo tagliato l'IRAP, una serie di altre imposte, e abbiamo stabilizzato il bonus 80 euro per i lavoratori dipendenti, un pacchetto di 15 miliardi di tasse in meno solo quello. Con la legge di stabilità del 2016 abbiamo fatto una serie di altre scelte che vi sono state raccontate. Questo percorso andrà avanti anche nel 2017 e nel 2018, partendo dall'idea che noi eravamo usciti dalla crisi con una pressione fiscale assolutamente insostenibile e assolutamente intollerabile per quella parte del paese che le tasse le paga fino all'ultimo euro, perché chi fa il proprio dovere paga un livello assolutamente insostenibile rispetto a quello che dovrebbe essere il livello di un paese civile. Alleggerendo la pressione fiscale noi diamo slancio alla ripresa di questo paese. Quarto punto, ma l'ultimo in ordine di importanza, gli economisti lo chiamano politica industriale, io dico, lo chiamo più prosaicamente, dare una mano a chi fa impresa in questo paese. E vuol dire cambiare la giustizia civile, cambiare e semplificare le regole della burocrazia, vuol dire alleggerire la pressione fiscale sulle imprese, vuol dire fare tante cose che migliorano le condizioni in cui si fa impresa. Guardate, non vuol dire fare assistenza, regalare soldi a pioggia come è stato fatto in passato in questo paese senza effetti, non vuol dire tornare alla stagione delle cattedrali nel deserto, vuol dire avere fiducia negli imprenditori italiani e aiutarli a fare il loro mestiere, che poi se hanno la possibilità di farlo lo fanno benissimo, come hanno dimostrato in tanti anni e continuano a dimostrare adesso. Ecco, questo a nostro giudizio, il mio giudizio, era e rimane l'unico percorso possibile. Guardate, il dibattito politico in Parlamento è molto animato ovviamente sulla politica economica, perché la legge di stabilità è una cosa incasinata, come veniva raccontato, 999 commi, però insomma da quel provvedimento, dai provvedimenti che il Parlamento assume, poi alla fine dipende dalla vita quotidiana di ognuno di noi. Da lì sappiamo se pagheremo meno la TASI, se l'IVA aumenta o diminuisce, se ci saranno posti nel disindito, se la sanità continuerà ad essere un servizio universale. Lì ci sono le scelte sul nostro futuro. Molti hanno detto in questi anni sforate, fate deficit, a prescindere da quelle che sono le regole europee. Altri ci dicevano no, dobbiamo rispettare fino all'ultimo zero virgola quelli che sono i trattati dell'Unione Europea. Noi abbiamo fatto una scelta, credo saggia, ragionevole, rimanere dentro le regole europee, ma sfruttare al massimo gli spazi di flessibilità e lavorare in Europa per cambiare queste regole, ma partendo da un'Italia più credibile. Guardate, noi abbiamo il quarto debito pubblico nel mondo e continuiamo ad avere un peso enorme, oltre 2.000 miliardi di euro sulle spalle nostre e dei nostri figli. Possiamo andare a fare i fenomeni in Europa più di tanto con questo fardello ereditato da 20-30 anni di politiche dissennate. Possiamo andare a fare valere le nostre ragioni in Europa se dimostriamo all'Europa che stiamo cambiando, che vogliamo ridurre il peso di quel debito, che vogliamo piano piano rimettere a posto i nostri conti. Ecco, noi stiamo facendo esattamente questo. E i risultati stanno arrivando. Guardate, quello che è successo ieri in Europa, il responso della Commissione Europea al governo italiano sulla legge di stabilità 2016 e sulla manovra di bilancio per il 2017 è una cosa estremamente importante, perché dietro i numeri 1,8 anziché 1,1, la flessibilità, sono cose veramente astruse da capire, le possiamo riassumere in una cifra. Quello che ci ha detto l'Europa ieri vale 25 miliardi di euro di minori tasse e di maggiori risorse che noi abbiamo messo e potremo mettere nell'economia italiana. Questo è il punto. Ci ha detto che la manovra che abbiamo fatto per il 2016 va bene, ed è stata una manovra espansiva rispetto a quello che sarebbe stato l'andamento tendenziale dei conti. L'Europa ci ha detto che i numeri che abbiamo scritto nel documento di economia e finanza che abbiamo approvato in Parlamento poche settimane fa sono condivisibili, e quindi noi per il 2017 potremo spendere un po' più di soldi, mettere un po' più di risorse nell'economia, ai nostri cittadini, alle nostre imprese, di quanto avremmo potuto fare seguendo le regole che l'Europa si è data nel 2010-2011. Non è che l'Europa ci ha regalato questi spazi di flessibilità. Questi spazi di flessibilità, questi spazi per una manovra espansiva ce li ha riconosciuti, perché noi siamo il paese europeo che
che ha fatto più riforme, che si è messo più in discussione, che si è incamminato con maggiore decisione sulla strada della modernizzazione e del cambiamento. Un pezzo importante di queste scelte le abbiamo fatte con la legge di stabilità 2016, e grazie a quella legge di stabilità il 16 giugno chi è proprietario di prima casa non pagherà la TASI. Grazie a quella legge di stabilità le imprese che prima dovevano pagare l'IMU sui loro macchinari, abbandonati, una vera assurdità, non pagheranno più l'IMU, non pagherà più l'IMU, pagherà l'IMU in modo ridotto chi affitta la propria abitazione a canone concordato. Diamo una mano alle partite IVA, ai ragazzi che si vogliono mettere in proprio, che fanno attività professionali, pagheranno fino a 30.000 euro un'aliquota forfettaria molto ridotta che riassume tutto il resto. Le imprese pagheranno meno IRES a partire dal 2017. Con quella legge lavoriamo per dare spinta agli investimenti pubblici e privati, investimenti pubblici togliendo finalmente l'odioso patto di stabilità che ha rovinato la vita di tantissimi sindaci del nostro paese, e permettendo finalmente a chi ha i soldi e a chi ha gestito in modo virtuoso i propri bilanci di tornare a fare investimenti. Diamo una mano agli investimenti privati con il superammortamento, il credito d'imposta per il Mezzogiorno, per le imprese del Mezzogiorno che scommettono sul futuro e tornano ad investire. Proroghiamo il bonus per la ristrutturazione edilizia e il risparmio energetico, vuol dire che se io decido di ristrutturare casa mia quest'anno continuerò ad avere lo sconto del 50% e del 65% per il risparmio energetico. Facciamo provvedimenti importanti sulla sicurezza, la cultura, i disabili, la povertà e i pensionati, come veniva ricordato in precedenza. Tutto questo ha avuto il via libera da parte della Commissione Europea. Guardate, non era scontato. Abbiamo discusso questa legge di stabilità, Gianluca, Vittoria se lo ricorderanno sicuramente, sono tanti momenti di tensione vera, perché noi a un certo punto abbiamo deciso di assumerci le nostre responsabilità, di dire andiamo in deficit al 2,4 perché dobbiamo dare una risposta agli italiani sulla sicurezza, c'è l'emergenza terrorismo, c'è l'emergenza immigrazione, dobbiamo farlo in un'ottica di centro-sinistra, un euro per la sicurezza e un euro per la cultura, perché noi siamo una cosa diversa da Salvini e dalla destra, e noi riteniamo che la sicurezza sia un valore, ma si costruisce anche favorendo la coesione, l'integrazione e il recupero delle nostre periferie più disagiate. Ci siamo assunti questa responsabilità anche con un vivace contrasto con le istituzioni europee, e ieri finalmente la Commissione ci ha dato il via libera, e questa è veramente una bella notizia che vale 14 miliardi subito, a cui si aggiungeranno altri 11 miliardi per il 2017. Questo è quello che il governo sta facendo, è una politica insieme coraggiosa e responsabile. Sappiamo bene che c'è tantissimo lavoro da fare, c'è da discutere e discuteremo naturalmente sulla qualità di alcuni interventi, sulle riforme, su cose che dovevamo fare e non abbiamo fatto. Qui non siamo per fare propaganda, ma vogliamo una discussione la più franca possibile, però credo che come iscritti, militanti del Partito Democratico, noi possiamo essere orgogliosi del lavoro che il governo nazionale e i governi territoriali da noi eletti stanno facendo. Perché guardate, e mi avvio veramente a conclusione, anche sulla vicenda del Mezzogiorno, delle aree del nostro paese meno avanzate, c'è finalmente uno scatto in avanti come non si vedeva da parecchio tempo. Guardate, in un anno noi stiamo costruendo le condizioni per una svolta in questo paese. A dicembre il governo ha emanato le linee guida del master plan per il Mezzogiorno, i 16 patti, l'impostazione di uno sviluppo che deve partire da ciò che c'è, da ciò che funziona, da ciò che può stare in piedi dal punto di vista economico e produttivo, e via via in pochi mesi questi patti con le regioni e con le città metropolitane che abbiamo costruiti e firmati uno dietro l'altro. 17 è stato firmato il patto per l'Abruzzo, 1,5 miliardi di risorse, di investimenti, programmazione, scelte, e non più numeri costruiti sulla sabbia, scelte di futuro, infrastrutturazione, ambiente. Il Presidente racconterà molto meglio di me i contenuti di questo accordo. Dietro c'è l'idea, è veramente finito, ma è un punto, uno dei punti più importanti che dobbiamo tenere a mente nel 2017, c'è l'idea che l'Italia riparte se ripartono questi territori.
di territori che hanno fatto magari più fatica negli anni della crisi, ma che esprimono le migliori potenzialità di questo paese. Io vengo da Bergamo, vengo dalla Lombardia, vengo dal territorio in cui la Lega per anni ci ha preso in giro dicendo che la secessione è una prospettiva possibile, che il nord, liberato dal peso morto del mezzogiorno, sarebbe diventato come la Germania e altre panzane del genere. Ecco, la crisi si è incaricata di smentire questa propaganda e credo che in tutto il paese si sia capito che non c'è nord, non c'è centro, non c'è sud, l'Italia riparte tutta insieme. L'Italia riparte tutta insieme se fa uno sforzo particolare, anche imparando dagli errori del passato per fare ripartire questi territori. Ecco, noi questo sforzo lo stiamo facendo concretamente, mettendo sul piatto risorse importanti. Credo che questa sia una delle sfide, l'attuazione di quei numeri, di quelle scelte, sia una delle sfide più importanti che abbiamo per il prossimo futuro. Credo, molto fiducioso da questo punto di vista, che noi continuando lungo questa strada, lungo questo percorso, potremo non solo rimettere in piedi il paese, perché il paese è già tornato in piedi, ma farlo finalmente tornare a correre e rioccupare il posto che l'Italia spetta in un'Europa con tanti elementi di incertezza, ma è un'Europa che deve trovare in sé la voglia di riscattarsi, di tornare ad esprimere un forte progetto unitario. Questa Italia in quell'Europa può essere veramente un protagonista. Grazie. Grazie all'intervento di Vittorio Pisano, che ringraziamo ancora per essere intervenuto. Abbiamo superato le 8, io avevo detto che non le 8, vi ringrazio per essere stati ancora qui in tanti ad aspettare anche l'ultimo intervento. Passo senz'altro la parola al governatore Luciano D'Alfonso e vi dico che il prossimo incontro sarà sulla riforma costituzionale organizzata dal Partito di Pescara, Partito Democratico, e sul referendum che tutti conoscete. A te, Luciano.